Pesa Vigia, Pesa Nera! Pesa Nera e Pesa Vigia! Pesaveggia è l'evento simbolo di Bellano, è la notte di festa per antonomasia, una festa che dura da oltre 400 anni, che finalmente quest'anno possiamo rimettere in scena. Racconta di un fatto storicamente avvenuto, quindi un tentato cambio di pesi avvenuto nel 1604-1605. Da quell'occasione quindi i belanesi festeggiano questo ritorno alle vecchie unità di misura. Col tempo i belanesi l'hanno arricchito, reso più leggendario, folcloristico, hanno aggiunto tante location con l'arrivo scenografico della barca al molo, il corteo storico con oltre 300 figuranti, le location classiche come il presepe vivente, il castello di Rerode. Sala del Consiglio Storico, la casa della Teresa di Pom. Teresa di Pom, Teresa di Pom, la fa la frittarella. Teresa di Pom, Teresa di Pom, per mantenere il sole. La 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 la. Teresa di Pom, Teresa di Pom, per mantenere il sole. Personaggio leggendario, ironico, non si sa neanche se è veramente esistita, è una cantilena che viene appunto cantata, ballata anche con il saltellare tipico di queste, del suo ritornello durante appunto la Pesaveggia. Marito fannullone che se lo ritrovava la sera a casa per cena. Pensava lei a lavorare, a mantenere il suo uomo, e quindi era preoccupata dall'avvento delle nuove unità di misura, perché questo gli procurava dei problemi con la vendita della frutta. È uno di quei mix che fanno unica la Pesaveggia, cioè si parte dalla fruttarola al governatore spagnolo, ai tre re magi, alla natività, insomma è un mix di elementi che però insomma messi insieme fanno quell'evento unico che è la Pesaveggia. Si chiamano pese per simboleggiare i pesi, le unità di misura che non servivano di più, si trascinavano nelle vie del paese. La Pesaveggia è un evento che è sentito e coinvolge tutto il paese e tutti i suoi abitanti. Soprattutto quest'anno, in questa edizione, per noi è l'edizione della ripresa e ritorna la manifestazione in tutto il suo splendore. E devo dire grazie a tutto il comitato della Pesaveggia, nella persona del presidente Giovanni Nogara, dei vicepresidente e degli altri consiglieri che fanno parte del direttivo, ma anche di tutti i volontari che già dal mese di settembre si mettono in gioco per realizzarla, per realizzare tutte le ambientazioni. Con loro ci sono anche tutte le associazioni di Bellano che danno il loro contributo alla realizzazione della Pesaveggia. Ogni bellanese sa che la sera del 5 c'è la Pesaveggia e per nulla al mondo vuole mancare. Dopo due anni brutti, diciamo, stasera è stata una cosa meravigliosa. Anche personalmente oserei dire
un'emozione come non dico la prima volta, ma quasi. C'è proprio anche una voglia di rinascita, di ritorno alla normalità, e speriamo insomma che sia appunto la prima di tante altre Pesevegie d'eccellenza. Perché la Pesa è tradizione, nonni, genitori, tutti l'hanno fatta, noi dobbiamo farla, è una cosa che ci sentiamo dentro nei bellanesi.